ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebeni86. Buon sabato 12 agosto a tutti ragazzuoli, nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sul pezzo con i football 2023. Oggi è giornata goduria perché tanti di noi, in me, il sottoscritto compreso, siamo in ferie. Tra poco si parte, andremo a dare un aggiustamento allo Scarsenal perché da quando è partita questa season 0 il delirio, quindi gente che va, gente che viene da cercare una quadra e creare una formazione performante. Tra poco si parte, niente spazio ai saluti ragazzuoli perché voi state vedendo il video di sabato ma io lo sto registrando di venerdì e quindi è da poco tempo che il mio penultimo video è uscito sul canale. Do tempo ai ragazzuoli che mi seguono e ringrazio i vecchi e i nuovi che siete tantissimi, a me mi fa un immenso piacere, benvenuti e buona permanenza di commentare il video e andrò a salutare in un soccando momento. Detto tutto, ragazzuoli, si può partire. Campionati di football, vamos! Arsenal Review. Ole, come di consuetudine, PS5 appena accesa, ci pigliamo 10.000 GP, bedazzi, altri 30.000 GP. Ok, riscattiamo tutto quello che è nella posta. 40.000 GP, 1.000 ESP per uno. Ok, cappettino, così ci facciamo un bel infarto. Allora, missioni, cosa ho completato? 650 download celebration. Cosa mi dà Konami qua? Cosa mi dà? 50 monete, buone, e 20.000 GP. Ok, allora, torniamo indietro. Qualche modifichina l'ho già fatta. Ho fatto una partita, il risultato è arrivato, non so dire se girava meglio o no. Ho intenzione nell'anticamera del cervello di fare una cosa e tornare alle origini. Allora, schema di gioco. Sabato si presenta così. Chi mi seguiva prima sa benissimo che non c'era il trequartista, il buon Kevin, ma c'era il tra le linee, il buon Frankie De Jong a centrocampo. Impostato centrocampista centrale insieme a Tchouaméni perché prima mi girava bene con i tre stili a centrocampo differenti. Il collante Fabinho con linea difensiva bassa, in modo da diventare il quinto difensore, perché Fabinho può fare anche il difensore. Poi l'altro stile era l'onnipresente del buon Tchouaméni e a fianco c'era il tra le linee. Avevo trovato la quadra, girava bene quando girava bene. Poi adesso ho detto, torno alle origini, quasi quasi rimetto il trequartista. E io ho il buon Kevin De Bruyne. Poi oggi, tra me e Mary, pensando, ho detto, uno stile meta è il giocatore chiave. E io, andando a spulciarmi lo Scarsenal, ragazzuoli, io giocatore chiave ho Bruno Fernandes, trequartista. E quindi non gli ho mai dato spazio, sarei curioso di provarlo. E quindi lo proviamo, raga, al posto del buon Kevin che può entrare al secondo tempo. Però cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare? Io che sono malato di ste cose senza peccare di presunzione di gameplay, di PES e di football, qualcosina l'ho imparata. Il trequartista, se non volete che a 50 minuti, a 55esimo minuto, vi diventi una merda lento come la merda nei tubi, c'è da dargli il contropiede. Solo che io, con la squadra impostata così, non ho l'istruzione individuale libera da dargli. Quindi cosa devo fare? Cosa devo fare? Perché, come ce li ho, chi mi segue sa, ce li ho impostate così le istruzioni. Il difensivo sul terzino sinistro, Nuno Mendes. Il difensivo sul terzino destro, João Cancelo. La linea bassa sul Fabinho, così si simula una difesa a 5, siamo più coperti, visto che siamo dei cani a difendere. E il contropiede su Neymar per farlo stancare il meno possibile, perché Neymar voglio che mi gioca tutta la partita. È l'unico giocatore che non cambierei mai all'interno della mia rosa, il buon Onei. Quindi cosa devo fare? Liberare uno slot per dare il contropiede a Bruno Fernandes. Allora, o libero linea bassa a Fabinho. Sì, perché qui non ce l'ho. Qui c'è l'offensivo, c'è l'ancoraggio. C'è l'offensivo, allora, o gli do l'offensivo, ma non so se si stanca lo stesso, perché non l'ho mai provato. Col contropiede so che è una certezza, si stanca meno Bruno Fernandes. Quindi proviamo a fare così, togliere linea bassa a lui e dare il contropiede al trequartista. Vediamo come si muove in game Fabinho mediano senza né il difensivo, né l'ancoraggio e né la linea bassa di CPU in automatico. E così rimango con i terzini difensivi,
Con i due contropiedi al trequartista e alla seconda punta O'Neill. Vediamo come gira, ragazzuoli. Proviamo. Proviamo. Poi, secondo tempo, mi sono portato in panchina il buon Kevin. Ritorno alle origini. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Il buon Kevin De Bruyne. Può entrare benissimo se Brunello Fernandes scoppia un pochino. Haaland per CR7. Ah, ragazzuoli, che mi sono dimenticato di farlo. Confrontiamo il CR7 che ho fatto mezza sculata dal giro secco con il Player of the Week. In campo vedete il Player of the Week perché tra me e me io me lo sono già fatto il paragone. E il Player of the Week è più forte sulla carta. Sulla carta. Allora, comportamento difensivo è più forte l'altro. Poi, controllo palla è più forte il player of the week, dribbling è più forte il player of the week, possesso stretto pure. Passaggio razzo terra, l'altro c'ha i piedi che sono due incudini, quindi lasciamo il 74 e 74 del player of the week. Finalizzazione ce l'ha più alta, colpo di testa ce l'ha più alto, poi calcio da fermo, tira giro, velocità è più veloce, è un po' meno brillante nello sprint sulla carta, poi in campo. Da vedere. Potenza tiro e salto, siamo potenza tiro è più potente, salto siamo lì 91-90. Ho intenzione di lasciare quello che sulla carta il gioco dice che è più forte, ovvero il player of the week. Non sono riuscito né a dare il doppio tocco all'altro, al player of the week le abilità non gliele si può dare, quindi sarebbe stato il Rummenigge dei poveri Cristiano Ronaldo col doppio tocco, secondo me. Startiamo così. Startiamo così, Bedazzi. Andiamo. Ci ributtiamo nell'inferno delle divisioni, siamo in terza, primo sfidante di giornata, andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire. Campionati di football. Vediamo un po'. Una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta adesso, sta a vedere. 6 punti, abbiamo ancora 6 partite, tutto in ballo, sia la retrocessione che la permanenza che la promozione. Noi ci proviamo, andiamo, Bedazzi, vediamo un po'. Intanto per parlare mi si è finita da sola la sigla. Vediamo se abbiamo il tempo di fumarcelo un'altra. Matchmaking, vediamo. Quattro tacche, come gira oggi e come gira questa squadra qui. Stavo pensando di ritornare con la difesa 3 e il terzino. Poi ho detto no, lasciamo perdere. Lasciamo così, difesa 4. Avversario ha trovato tre tacche, non va bene. Non va bene per un cazzo, tre tacche. Almeno 4. Sta a vedere che devo chiudere l'applicazione e riavviarla. Sta a vedere. Dai, Konami, porca troia. Vediamo. Tanto mi dà 3 tac. Devo chiudere l'applicazione e riavviarla. Sicuro. Non esco vivo io. Non esco vivo. Andiamo, Bedazzi. Vediamo, tre tac, niente, dai, annulla, torniamo indietro, ci vediamo tra poco, vabbè, voi ci vediamo subito. Io chiudo e riapro l'applicazione. Dai. Ok, ragazzuoli, applicazione chiusa, riavviata, vediamo se adesso funziona e mi trova quattro tacche, sperando che siano reali, che non ci siano colpi di lag, che non ci siano bordelli, cazzi e mazzi. Allora, campionato di football, partita, squadre dei sogni. Vediamo, ritenta sarai più fortunato. Matchmaking, primo sfidante di giornata. Vediamo. Dai, Konami. Dai, Konami. Vediamo, se ce la fa, raga. Vediamo se ce la fa, eh. Che già è più lungo del solito. Però in teoria dovrebbe beccarmi un 4 tacche adesso. Forse. Forse. 4 tacche. Quindi si accetta, si starta. Andiamo a vedere come si presenta lo Scarsenal con questo nuovo assetto. Siamo fuori casa e quindi è da destra a sinistra Scarsenal. Fate il tipo per il vostro Ale Benny. Non ho visto dove militava lui. Poco ci interessa, speriamo che la partita sia fluida. Craiova, Romania. Allora, a lui gliela possiamo mettere gialla, va bene, tanto noi la mettiamo nera.
Lo Arsenal sabato 12 agosto si presenta così. Fernandes sta bene, Ronaldo che è nascosto da Neymar sta bene, inutile che mi sposto perché tanto non lo vedo comunque. Cervello, neurone. Ok, io starterei così. Starterei così. Lui si presenta. Ok, modulo più o meno simile. Gioca un po' più largo con Neymar e Messi impostati Eda ed Esa. Pedri, quel Pedri io vorrei. Quello lì è giocatore chiave, se non erro. È buggato quel Pedri lì. Avrei messo trequartista al posto di Bruno Fernandes, che sarà lento come la merda nei tubi. Però dovrebbe avere i piedi buoni, il buon Bruno. Andiamo, raga. Si parte. Speriamo bene. Cerchiamo di racimolare più punti possibili. Noi siamo pronti, lui ancora no. Adesso sì, e si parte. La tesa è finita, si comincia! Come direbbe il buon Sandro Piccinini. Basta fumare. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento Vamos con il ragazzuoli, vostro buona super visione. Se non l'avete allenatore ancora fatto in questo preferito, momento, massimo Alessandro supporto per il Piccinini. vostro LeBenny, che siete qui, condividete la mia stessa passione. Spaccate di like, se sei nuovo iscriviti al canale. Grazie mille in anticipo per il supporto. Tacca bassa kick-off, da destra a sinistra la tesa è finita, si comincia, buona visione, vamos! Io parto subito con l'entusiasmo a mille. Ok, non tenta il kick-off, attenzione. Sommer coi piedi, la gioca corta. Van Dijk che mi skilla, sbaglia tutto, noi ne possiamo approfittare, CR7 si allarga, di qua arriva Neymar, faccio una minchiata delle mie, va bene così, va bene così. Calma, esci. Messi, Ronaldo, subito, raddoppio di marcatura dell'avversario, Cancelo è messo bene, riparte lo Scarsenal, Messi si fa vedere, la vuole lungo la profondità, attenzione Messi, manda Virgil van Dijk al bar, ancora Messi, col doppio tocco, esagera, esagera, parte subito con l'entusiasmo lo Scarsenal, appena prende un gol scende tutto l'entusiasmo che potrebbe venire, chiamato al miracolo Immanuel, Iker, dice di no. Andiamo, andiamo, giochiamo tranquilli, seri, non facciamo i coglioni, pensiamo perdo, poi tilto. Prendiamo i centimetri di Rudiger. Ronaldo che difende. Messi, allargati di là. Attenzione, via sta palla. Bruno, va bene, Bruno. Cancelo, colpo di luck. Pallonata in bocca. Dai Neymar che andavamo in porta. Occhio. Così. Ronaldo che attacca. Non passa, non passa. Calma Ale, calma. Non farò tirare. Ronaldo, Neymar. Subito per Bruno. Va da Messi. Messi in profondità non va perché c'è Virgil van Dijk. Torniamo equilibrati, che non mi sembra un avversario di quelli che pressa fortissimo. Lo stop a seguire con il passaggio già selezionato, chiamato agli straordinari, il corpo a corpo Rudiger la fa sua, fa ripartire lo Skarsgård. Attenzione, tutto coperto. Adesso pressa. Dobbiamo farla girare. Così. Bravo Ale. Quando me lo toglierò dall'anticamera del cervello di uscire così palla al piede, Dio santissimo. Ciuccio che non sono altro. Messi, però se ti fermi, figli, dai però, dai, 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 dai. Oh, niente, oh. Tutti i rimpalli. Cancelo. Ciameni, esci. Bravo, Ciameni. No, niente, oggi rimane incollata, raga. Via quadrato. Messi che ci arriva, pazzesco. Sciabolata. Sbaglia tutto, dai che Neymar è buona. Dai, dagliela, Ronaldo, dagliela. No, è Fernandez. Non so se indietreggiarlo un po', mi sembra un po' troppo attaccato ai tre attaccanti. E
perché se lo indietreggio non vorrei che da trequartista va a fare il CC. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sai che gliela ridà. Ci prova la botta, attenzione! Cerca di metterla là dove nessuno può arrivare. Ronnie, pizzica. Va bene, Tchouaméni, se me lo switchi posso provare ad anticipare. Bella, bella. Immanuel, bravissimo, Iker si fa trovare pronto. Stiamo giocando male anche così col trequartista. Ronnie, bravo, bella. Vai da Neymar. Porca puttana bastarda, mi sono mangiato un'azione da gol. Pressa. Tutto chiuso, tutto chiuso. Non so che cazzo di giocata fare. Ecco, mi anticipa pure. Dai che gliela ridà. Occhio alla profondità, è bella. Lui viene giù forte, eh. La fase offensiva in manual. L'ho spostato male. Sì, gliela lascia lì. Niente, porca troia. Dai, dai, niente, niente. Anche così è proprio, secondo me, non riesco a fare un cazzo. Posso provare a fare che cazzo voglio, modulo non modulo. Carte, non carte, stili, non stili. Niente, non riesco a fare un cazzo, raga. È in bambola proprio lo scarsena. 2-0 così, pum pum, doccia gelata, doccia gelata. E questo a me non mi sembra forte, senza peccare di presunzione. Però è 2-0, il campo dice quello. Cosa succede? Crasha, state a vedere, state a vedere. Ah no, minchia, mi ha preso un coccolone. Proviamo a riaprirla. Niente, vanno dritti per dritti. Sono sempre. Arrivano sempre dopo. Arrivano sempre dopo. Mi anticipano sempre. Mi anticipano sempre. Vai Neymar. Ci ha messo 6 anni a prendere la skill, ragazzi. Non capisco se ho un problema di mia linea. È quello che non capisco. Ma la mia linea è la stessa di 10 giorni fa, quando riuscivo a giocare in seconda. Qua siamo in terza ed è una merda allucinante. Non ho fatto un tiro in porta. Questo qui non so, forse sarà in terza anche lui come me. Pazzesco ragazzi sta season 2.0, pazzesca. Si stanno lamentando in tanti, non sono l'unico che si lamenta. Vai Messi, Messi, che cazzo di movimento fai Messi? A stringere, fai in fascia. Fabinho rimane alto con non linea bassa. Non è il Fabinho, non è il Fabinho che voglio io lì alto, perché è lento. L'intercettazione ce l'ha, l'intercettazione non prende una biglia. Figuriamoci. Dai. Niente, raga, niente. Lui può fare XXX di. Madonna mia. Minchia, pure la sfiga. Pure la sfiga. Bruno Fernandez, il giocatore chiave, si inserisce. Ed era lì. Quindi facciamo una cosa. Fammelo indietreggiare un po' con la scusa che si inserisce. Dai però, volevo Tchouaméni, si pesca i piedi, Fabinho rimane altissimo, ragazzi. Fabinho è altissimo. Vol no, palo palo. Fabinho rimane altissimo senza linea bassa. CPU a troia. CPU a troia. Hanno sminchiato tutto, ragazzi. Se lo abbasso va CC. No, rimane trequartista. Ok, lo lasciamo qui. Lo lasciamo qui. Fabinho, sai che c'è?
Me ne fotte Sega che si scoppia, Bruno Fernandez, e poi metto Kevin De Bruyne. Magari fanno un tempo, un tempo. Me ne frega un cazzo. Ho bisogno della linea bassa, Fabinho. Per forza. Sta altissimo, si pesca i piedi con i centrocampisti, anche se è mediano. Combinato qualche bordello, sicuro. Non sono capace a lavorare in Konami con la CPU, stanno facendo solo dei danni. Speriamo con il futuro 2024. Vai Ronny. Vai Ronny adesso! E che è buona, eh! È buona, eh! Sì? Autoblock di merda, niente ragazzi, quella partita lì. Possiamo fare un cazzo. Vittoria, sconfitta, doveva arrivare una sconfitta. L'algoritmo ha deciso così, poi dopo vinciamo. 99 su 100, noi ci proviamo però. Vai Messi, sì, Chiesa e Van Dijk. 63esimo. Ok, Fabinho è ritornato basso. Se mi dai Neymar, provo a mettermi. Dai che è nostra, no? Ci arriva Allan. Non l'ha presa, non l'ha presa ragazzi, non l'ha presa. No, nel buco! Ronaldo ti mando a fanculo in 4-4-8 e metto Mbappé. Bestemmiare per uno, almeno. Vai Ronaldo. Che entriamo in porta con la palla, bella l'azione, la riapriamo, calma, calma. Ronaldo, pigliala. Bravo Messi. Ronaldo, perché me l'ha switchato a Neymar? Cos'è, fuori gioco? Fallo di Fabinho su di chi? Punizione mia? Capito, questa non l'ho capita raga, voi non so se l'avete capita. No Fabinho, no Fabinho, no Fabinho, bravo bravo, ok Fabinho deve avere linea bassa raga. Vai, anticipalo. Neymar? Uff. 2-0-2-2. Calma, calma, che è così il gioco. Quando si va sotto 2-0 bilancia un po' il tutto. Adesso diventa infernale. Ma noi ci crediamo. 13 minuti più recupero. Lui prova kick-off. Fabinho con linea bassa. Però dice di no. Via. Cazzo, cambi, cambi. Allan, Allan, Allan. Sì, guardalo! Fallo, gli ho fatto il tunnel con la skill, ragazzi, gli sono andato a sbattere contro, e quello è fallo. Credici, Ale. Cos'è, fuori gioco di rientro? Beh, fuori dal cazzo Ronaldo. Fuori dal cazzo Ronaldo. Non è più Ronaldo di prima. È bello averlo se si è for fun, ma in game non gira un cazzo, Cristiano Ronaldo. Basta, ha finito Cristiano Ronaldo pure. Haaland. Fernandez che red. Ma allora Fernandez ha tanta resistenza. Dove cazzo è? Minchia, resistenza 92. Non lo sapevo. Giuro che non lo sapevo. E allora non li faccio, ne fa di più, fa tutta la partita Fernandez con 92 di resistenza. Buono, buono. 2-2. Dai, raga. Dai, che ci credo. Dai, dai, dai. Erling, me ne hai risolte una marea. Voglio vincerla questa. Pensaci tu. Bello, una giocata. Stanno facendo di tutto per vincerla. Se
No, 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 no. Vai, Erling. Non me l'aspettavo che si apriva il buco così, se no cercavo di entrare in percussione. Cancelo. Vai. Nuno tuo. Nuno, bravo Nuno. No, perché scappi? Perché scappi e non vieni incontro per ricevere il pallone? Temporeggia, bravo Cancelo. Bravo Cancelo. O adesso mai più. Bella. No, è arrivato in automatico il secondo. Va bene anche il pareggio. Me la sono gufata, va bene anche il pareggio, ho detto. È finita, va bene, dai. Stavamo perdendo 2-0. Ci ho creduto, potevo vincerla se mi entrava bene la skill. Non mi è entrata bene. 2-2, va bene, ci prendiamo sto punticino. Facciamo la seconda partita di giornata, Bendazzi. Partito a fuoco lui, squadra sui chiodi. 2-0 per lui, caso strano, inizia a girare la squadra. Vaffanculo, Konami di merda. Tu e il tuo algoritmo del cazzo. Che non lasci la gente tranquilla di giocare. Pazzesco. Allora, questo non era niente di che. Normale. Andiamo. È bello che giochi in amichevoli con top player. Ieri ho giocato con Lion, devastante, fortissimo. Se batte Pitelli, se la gioca con Anonymous. Nu mostre, nu mostre. Ci ho pareggiato, ci ho perso 1-0. Niente. Mi la riesco a giocare, e invece in divisioni è una merda totale. Una merda totale. Vediamo con i football 2024. Che con la scusa che la gente ha shoppato in questi 2 anni si trova gli squadroni già fatti. Subentrano i nuovi account. Subentrano i nuovi. Sentite bene, il mio ragionamento. Gente con squadroni da 2 anni che ha tutti Epic, Davids, Nedved, Gullit, Rijkaard. Ok. Arriva il povero Cristo che vuole provare i football. Nuovo account, squadra di Brocchi all'inizio. Dal momento che inizia ad arrivare magari in quarta e quinta si becca gli squadroni della morte. E cosa succede lì secondo voi, ragazzuoli? Che non c'è meritocrazia? Cosa succede? Che quello con lo squadrone che gioca da 2 anni quasi tutti i giorni lo massacra, gli fa 7-8 pere? O l'algoritmo bilancia la partita e aiuta quello che c'è la squadra meno forte? Poi ci rivediamo tra un paio di mesi. Allora, bianca e nera, è di nuovo fuori casa e di nuovo da destra a sinistra. Schema di gioco. Bruno Fernandes sta bene. Militao no. Marquinhos. No. Allora, ha iniziato a girare bene quando ho fatto così. Vediamo se la conferma. Fabinho, contropiede lì, Bruno senza niente, questo a lui, contropiede a lui. Ok, però avevo anche abbassato lui di 2 qui, che poi lo devo fare dal menu così non lo faccio più in game. Ronaldo, io ti voglio bene, frate, però sei freccia sua adesso, almeno che Mbappé non è freccia azzurra, Mbappé freccia anche lui come Ronaldo. Dai, giochiamo ancora con Ronaldo, raga, dai. Ma non mi fa impazzire, sono sincero, devo essere coerente. Allora, al match. Andiamo, ragazzuoli, seconda partita di giornata. E ultima, che poi mi aspetta il brother, il buon, il socio, Simo Play, che si vuole fare 4 amichevoli, che ore sono? Il telefonino ce l'ho lì per la cam. La scala del calcio. Dobbiamo far punti. Se no la D2 la vediamo col binocolo. Ok, Kiko. Fallo. Fallo. Cioè, giusto. Non mi dare il rosso. Çalhanoğlu. Iker lo chiamo. Lo chiamo. Allora, lo seleziono già così lui magari pensa che lo sposta e me la tira sul primo palo. Esatto.
intelligenza tattica del vostro Lebegne 86. Però ce l'ha ancora lui, rimessa laterale. Cancelo, stai qua, Cancelo, stai qua. Intelligente il ragazzo. Bravo, Ronny. Tutta di là, bellissima. Messi, tutta di qua c'è Ronaldo. Una palla un po' di merda, la volevo nella profondità. Che è Ronaldo, Bruno Fernandes. Che sono simili in game. Via. Madonna, 6 minuti iniziali. Parto sempre male. Parto sempre male nei minuti iniziali. Madonna, meno male che ha tirato una ciabattata. Minuti iniziali quando sono fuori. Secondo me è influenza, a casa, fuori casa. Che tanti dicono di no, ste cose sono minchiate. Secondo me è influenza. In casa o fuori casa, non so perché. Ma sì, dammi ciò mani. Fabinho, bravo Fabinho. Difensore aggiunto con linea bassa. Ronaldo che attacca Messi che non gliela dà bene. Doppio tocco con Fabinho, anche no Ale, anche no il doppio tocco con Fabinho Ale. Bella, ma è fuori gioco. Fuori gioco. Cristiano, pigliala, Cristiano. Tienimela su, Cristiano. Buongiorno, dai. Dagliela bene, Bruno. Non uscire, Fabinho. Entra bene. Ci prova, rimane lì, via quadrato, addosso, caso strano, Di Marco, palla su, assedio, 20 sul cronometro, tacca bassa, dai. Bravo, vai Neymar. Si pestano i piedi, si pestano i piedi, mi si pestano i piedi. Rudiger! Niente, rimpallo rimane lì. Perché parto sempre male nei minuti iniziali? Perché la mia squadra nei minuti iniziali è una merda? Non la mette mai più? La mette Cristiano. Scusa Cristiano! Scusa Cristiano! No, scusa un cazzo, mica se sbagliavo questa porta vuota. La sblocchiamo. Ha giocato tutto il tempo nella mia area, vengo giù una volta, cambia il parziale 1-0 scarso, noi ce lo prendiamo. Occhio a Kikoff. Occhio a Kikoff. Se mi dai Cancelo che è veloce, posso tentare di chiudere. Bravo Fabinho. No, 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 no. Chiudilo, bravo Cancelo. Occhio in mezzo. Non gliela è passata lo stesso. Madonna mia, non me l'aspettavo, raga, non me l'abbiamo sculato. Ronaldo, buono. Vai, 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 vai. La Benny Special che entra. Esagero, esagero, esagero. Palla persa in una brutta posizione di campo. Fabinho, tienilo. Buono, esci Casillas. Va bene, questo è più forte dell'altro, eh. Come avversario, senza nulla togliere all'altro. Sono messi malissimo. Che cazzo faccio? Riparto da dietro. Tutto chiuso, è tutto chiuso. Torniamo equilibrati, mi sta uccidendo, ragazzi.
Bravo, Iker. Vai, Nuno. No, temporeggia. Tchouaméni, fuori. Bravo. Subito da Messi. Vai in mezzo e vai, Messi. Bravo. Guarda Ronaldo. Dietro, Fernandez. Neymar. Neymar, pensaci tu, Neymar. Niente, mi volano sugli orecchi. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. Bravo Fabinho. Entusiastica azione d'attacco, ha replicato una dimostrazione di caparbietà Ci difensiva. sarà un minuto di recupero. Passagliela bene, Cristiano, alta. Va bene, Cristiano, ragiona. Tienila perché siamo in quei minuti bastardi. Ok, dai. Risultato favorevole, ma bruttissima partita. Un tiro, un tiro. Va bene. Si starta col secondo tempo. Non volevo darla così, ma va bene, Messi, va bene. Esce adesso Cancelo. Bravo. Stop di merda. Tutta di là. È entrato bene. Cancelo, rimane lì, fallo però. Oh, me l'ha fischiato un fallo, eh. Me l'ha fischiato un fallo. Tutti i duelli aerei sto perdendo. Cancelo che stringe. Non uscire. Tutta di là. Via quadrato, dai. Torna indietro, Ronaldo. Non so se allargare i terzini, gioca larghissimo. Vai, Ronny. E la dà Messi. Madonna, come li odio ste cose. Via sta palla di merda, dai. Tienilo. Bravo Marquinhos. Vai da Fernandez. Subito di prima per Neymar. Dai e vai di prima. Niente, ce l'hai il tocco di tacco. Ce l'hai Neymar il tocco di tacco. Se me lo ridai, Fabinho. Volevo in fascia, volevo in fascia, non mi prendi i comandi, c'ho un ritardo della Madonna, c'ho un ritardo della Madonna. Bravo Fabinho, vaffanculo, partita marcia, partita di merda. Tutte partite marce. Bravo Cristiano, vai da Neymar. Neymar, pensaci tu, dai brother, mandamelo al bar. Niente, neanche più le crocche entrano. Guardate, in mezzo a due ha vinto lui. De Vrij ha vinto. Gioca larghissimo. E te pareva se riesco ad uscire. Solo con quadrato si esce in sto gioco di merda. Solo con... Neanche, neanche. Non riesco a fare un cazzo, Dio porco! Poi mi dicono non bestemmiare. Via. Guarda che gioco marcio, ragazzi, ma che gioco marcio! Glielo deve far fare per forza. Prima o poi me la trova l'imbucata. Via sta porco di... Via. Vai, portala, portala, portala. Provala tutta. Niente, finisce sui piedi del... dei suoi. 73esimo. Io non so se riusciamo a portare a casa sta partita, mi credete che non riesco a fare un cazzo di niente? Via! Se, beh, Neymar, 2000 passaggio rasoterra, dove cazzo vuoi che gliela passa? A uno dei suoi.
Sì, va bene Konami, brava, hai fatto un bel gioco, sei brava a fare videogiochi di calcio. Sei proprio brava. Non entra più, non entra più. Teniamo sta palla. Porca Madonna, porca Madonna di Dio. È entrato, gol. Manuel, miracolo. Miracolo, raga, che ho fatto un miracolo. Non me lo prende, rimane lì. Lo dobbiamo prendere, via sta palla. Ho fatto un miracolo, raga, come un gol. Doppia attacca giù, dai. Doppia attacca giù. Partita infernale, gioco marcio. Via sta palla. Ancora lui. Va bene, Konami. Continua così. Continua così. Che la gente gli piace giocare al tuo gioco. Via sta palla. Novantesimo, eh. Vai a fanculo, gioco di merda. Scriptato. C'è uno script esagerato, ragazzi. Mamma mia, cosa stanno combinando. Ragazzuoli, niente, non. Come cazzo, non riesco a giocare. Non riesco a giocare. Non me ne è fatto un cazzo di vincere 1-0 perché riesco a difendere in 5 pigio quadrato negli ultimi minuti quando la palla. Non riesco a creare un'azione. C'ho sempre gli avversari che mi volano sugli orecchie. Sempre, sempre, ragazzi, sempre. Allora, ragazzuoli, con queste due partitozze il vostro Ale Benny vi saluta, vi augura buone ferie a voi e famiglia, rilassatevi che tra poco poi si ritorna a travagliare. Ci rivediamo alla prossima con un nuovo video, iniziano le ferie anche per me, ma devo piastrellare 80 metri quadrati di casa e quindi non so se riesco a portarvi dei video, bedazzi. Comunque ci si rivede, ok? Alla prossima, ciao bedazzi. PlayStation.